Io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Guglielmo Marconi. È con un colpo di fucile che nasce la radio. Dalla soffitta di Villa Griffone a Pontecchio, vicino Bologna, un impulso elettromagnetico supera la collina dei Celestini e viene ricevuto da un'antenna messa a terra a distanza di oltre 2 chilometri. Lo sparo è la conferma che i 3 punti del segnale Morse sono arrivati. È il 1895 e per la prima volta non servono i cavi e i fili del telegrafo per le telecomunicazioni. Le onde superano degli ostacoli fisici unendo 2 luoghi non visibili tra loro. Ciò che è separato diviene unito. Tutto il mondo può connettersi. Guglielmo Marconi era una personalità molto, molto complessa e soprattutto molto intelligente. Attratto dall'elettricità, le onde elettriche, lui vedeva delle visioni del futuro. Guglielmo Marconi nasce a Palazzo Marescalchi a Bologna il 25 aprile 1874. Suo padre Giuseppe è un proprietario terriero della provincia emiliana. La madre, Amy Jameson, giunta in Italia per studiare bel canto, è un'irlandese cittadina del Regno Unito ed è nipote del fondatore di una famosa distilleria di whisky. Guglielmo si trasferisce a Livorno, dove conosce il professore di fisica Vincenzo Rosa. È lui a far maturare nel giovane Marconi la passione per l'elettrotecnica. Strani oggetti metallici appaiono sul tetto di casa e captano le scariche elettriche dei temporali. Un filo di rame li collega a un campanello che suona ad ogni fulmine. Faceva le antenne, le maniche di scopa, coltelli, forchette, usava qualsiasi cosa per raggiungere lo scopo, pieno di immaginazione. Era molto originale in quello. Nel 1892 da Livorno torna a Bologna. Non si iscrive all'università, ma frequenta il laboratorio del professor Augusto Righi, uno dei massimi esperti delle onde erziane, le onde radio di cui si ignorava il potenziale. Erano considerate una curiosità da laboratorio, si pensava che, come la luce, non potessero attraversare gli oggetti né superare ostacoli. I campanelli, intanto, continuano a suonare da una parte all'altra della stanza dei Bachi. Poi tra 2 stanze separate da un muro, poi in giardino. L'obiettivo diventa quello di trasmettere oltre la collina davanti alla villa. Nel 1895, mentre Guglielmo mette il trasmettitore nel cortile di casa, suo fratello Alfonso, accompagnato da un contadino con un fucile, colloca il ricevitore al di là della collina. Nel trasmettitore c'è il tasto Morse, la batteria, rocchetto di Runcorf, oscillatore e lui mette insieme elementi che c'erano già, aggiungendo qualcosa di fondamentale, che è l'antenna con la presa di terra, perché appunto vuole che questi segnali possano propagarsi a distanze sempre maggiori. Nel ricevitore anche lì la sua aggiunta è l'antenna e la cosa fondamentale è quanto migliorò la sensibilità del cuore di quel ricevitore, un tubetto di vetro con polveri metalliche all'interno. Si chiamava coesore, il modo in cui Marconi aumenta la sensibilità del ricevitore sarà decisivo per arrivare a superare la portata ottica e quindi per portare il ricevitore al di là della famosa collina dei Celestini, qui di fronte alla Villa Griffone, con gli esperimenti decisivi del 1895. L'accordo è di sparare all'arrivo del segnale. Quando Marconi sente il colpo, si rende conto di aver sempre avuto ragione. È l'inizio di una rivoluzione. Aveva 21 anni allora. E subito hanno capito i genitori, e la madre che lo adorava, che lo appoggiava, credeva ciecamente nel figlio. E è andato con lui in Inghilterra, a Londra. Dopo aver mostrato la sua invenzione al capo delle poste britanniche William Preece, Marconi chiede il primo brevetto per il suo telegrafo senza fili.
lo ottiene definitivamente il 2 luglio 1897. 20 giorni dopo costituisce a Londra la Wireless Telegraph and Signal, poi Marconi Company. 2 anni dopo apre una filiale negli Stati Uniti che, venduta alla General Electric, diventerà l'RCA. Alla fine della sua vita i brevetti saranno circa 70. Lui era un inventore imprenditore, anzitutto, è il primo caso di inventore imprenditore nella storia, perché oltre a inventare la radio creò anche in seguito in Inghilterra la Marconi Company, che fu la prima compagnia internazionale di comunicazioni senza fili. Marconi intanto continua a trasmettere a distanze sempre maggiori. Le onde radio connettono Londra da una sponda all'altra del Tamigi, poi le due rive del canale di Bristol. La regata irlandese a Kingstown nel 1898 è il primo evento sportivo ad essere raccontato in diretta grazie agli aggiornamenti che dal mare arrivano sulla terraferma. Dalla residenza estiva sull'isola di Wight, la regina Vittoria riceve informazioni via radio dallo yacht reale. Nel 1899 Marconi trasmette attraverso la Manica. È tempo, ora, della sfida più grande, giudicata impossibile dagli scienziati di allora. Attraversare l'Oceano Atlantico con le onde radio. Dall'Inghilterra al Canada. Da Polgiu in Cornovaglia a San Giovanni di Terranova. Questo suscitò grandi risate tra i luminari dell'epoca, perché dicevano: ma la Terra è tonda, non è che le onde radio fanno il giro. Quando la trasmissione è avvenuta, perché è avvenuta, neanche lui lo sapeva. Lo hanno spiegato dopo. È vero che le onde radio non andavano dritte, però venivano riflesse dalla ionosfera. Arriva anche il Nobel per la fisica, insieme allo scienziato tedesco Carl Ferdinand Braun, per il contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili. Lo ritira nel dicembre 1909 a Stoccolma. Quindi è molto grato di aver ricevuto il premio Nobel. Ma poi l'ha lasciato prima che finissero le cerimonie, perché per il lavoro che faceva. Lui lasciava sempre, per il lavoro era la cosa più importante. Decisivo per l'assegnazione del Nobel è quello che accade il 24 gennaio dello stesso anno. Il Transatlantico Republic si scontra con la nave Florida. Oltre 2000 persone si salvano grazie ai soccorsi chiamati via radio dall'addetto alle comunicazioni, il Marconista. Mio padre ha avuto l'idea di usare queste onde per poter salvare le vite di queste persone. È un altro disastro nel 1912 a rendere obbligatoria la presenza dei marconisti a bordo di tutte le navi del mondo. La enorme tragedia del Titanic, che portò appunto alla morte della maggior parte dei passeggeri. Su 2002 morirono 1500, però 720 si salvarono grazie al marconista, che stette al suo posto fino alla morte e insieme al comandante sacrificarono la vita per cercare di salvare più persone possibile attraverso le comunicazioni. Nel 1914 Marconi viene nominato senatore del Regno d'Italia e durante la Prima Guerra Mondiale serve nell'Istituto Radiotelegrafico della Regia Marina. Già nel 1920, dallo stabilimento della sua compagnia a Chelmsford, Marconi inizia a trasmettere via radio, anche voce e musica. Nel 1922 inaugura una nuova stazione radiofonica a Londra, da cui, per volere del governo inglese, nasce la BBC. L'anno dopo, a Marconi è affidata la creazione dell'Unione Radiofonica Italiana, antesignana della RAI. Si trasferisce intanto in Italia. Nel 1923 diventa anche presidente dell'Accademia dei Lincei e dal 1927 guida il CNR. Dopo la nascita dello Stato della Città del Vaticano nel 1929, a chiamarlo è Papa Pio XI. Pio XI decide da subito di utilizzare questo nuovo mezzo della radio per essere indipendente. Tramite il cardinale Pacelli, che era il suo segretario di Stato e che conosceva personalmente Guglielmo Marconi, lo contatta, lo fa entrare in Vaticano e gli dà l'incarico ufficiale di costruire questa nuova radio. Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio della
dello Stato della Città del Vaticano. È il 12 febbraio 1931. Il Papa parla, prima in latino e poi in italiano, lodando la mirabile invenzione marconiana. Io arcano dei consiglio succedimus in loco principis apostolorum e orum lente. Nasce così la Radio Vaticana, il primo servizio di radiodiffusione globale. Nella Radio Vaticana l'ingegno, la scienza, ma anche la direzione del cuore di Guglielmo Marconi si sono uniti alla missione della Santa Sede, portare l'annuncio cristiano, la speranza nel mondo. La Radio Vaticana, attraverso le onde, i satelliti, l'informatica, oggi si ascolta, si legge, si vede. Ha originato anche il portale Vatican News e questo sistema informativo oggi supera le 50 lingue. Questo grande scienziato ha permesso alla Chiesa di abitare il mondo delle onde con la sua intuizione e studio, continua a portarci nel presente e costantemente nel futuro. La trasmittente Vaticana è un centro di produzione, è un laboratorio elettronico, un centro trasmittente in cui operano ingegneri periti che danno luogo a tutto ciò che è l'attività di radio, televisione e le nuove produzioni legate alle conferenze e all'attività della Santa Sede. Questa nuova sala è stata realizzata in occasione della ristrutturazione della Palazzina Marconi, è intitolata Pio XI e accoglierà le conferenze internazionali di tutti i broadcaster per accordarsi su come gestire lo spazio radioelettrico. Nel progetto originario di Marconi c'è molto, perché oltre al museo che conserva appunto la memoria, esiste ancora il centro trasmittente, per cui l'attività radiotrasmissiva, che era la ragione per cui questo luogo è stato ideato e realizzato, è ancora oggi un centro attivo e funzionante. La Radio Vaticana ci teneva moltissimo. Il periodo più lungo che lui è stato a Roma, con mia madre, come piccolina, proprio per costruire la radio. Lui stesso seguiva i lavori ogni giorno, accettato con grande entusiasmo, e poi è diventato molto amico, perché già lo era, di Pio XI, il quale era anche lui appassionato di fisica. Negli anni 30 Guglielmo Marconi vive tra Roma e il centro sperimentale del CNR nella vicina Santa Marinella. A bordo della sua nave laboratorio Elettra viaggia per il mondo e continua a stupirlo con imprese come l'accensione da Genova delle luci del municipio di Sydney, o quando dalla sua casa di Via Condotti a Roma illumina il Cristo Redentore di Rio de Janeiro nel giorno della sua inaugurazione. Il suo campo di ricerca sono ora le microonde, snobbate all'epoca perché si pensava potessero essere utilizzate solo in linea ottica. Pone così le basi per la telefonia mobile come la conosciamo. Per il Papa crea perfino un prototipo di cellulare, un cellularone che collega l'auto di Pio XI con il Vaticano e Castel Gandolfo. Collauda nel 1935 la prima stazione radar e nel 1936 la BBC inaugura il primo servizio di trasmissioni regolari, grazie ai macchinari realizzati da una società nata dalla fusione tra Marconi Company ed EMI. Le visioni del futuro che vedeva nell'elettricità plasmano ancora oggi il nostro presente. Quanti ragazzi e ragazze vengono qui, quanti studenti e studentesse, perché sono nel luogo dove un ventenne ha fatto una rivoluzione che riguarda loro e riguarda noi tutti. Qui è iniziato quella rivoluzione del wireless e l'ha fatta un loro quasi coetaneo, fratello maggiore in tanti casi per i ragazzi. È un messaggio davvero enormemente coinvolgente di un ventenne, sognatore concretissimo, sperimentatore determinatissimo, un ragazzo della loro età che però realizza il suo sogno, arrivando a fare un'invenzione che davvero ha cambiato la sua vita, ma anche le nostre. Il 20 luglio del 1937, Guglielmo Marconi muore a Roma a causa di una delle frequenti crisi cardiache. Le radio di tutto il mondo, sempre più presenti negli spazi pubblici e nelle case delle persone, interrompono contemporaneamente le trasmissioni per 2 minuti. Il giorno dopo la morte di Guglielmo Marconi, a Londra il Times dedicò 2 pagine titolando «Quando gli storici futuri passeranno in rassegna la nostra epoca, probabilmente diversi nomi oggi famosi saranno scomparsi e trascurati, ma il nome di Guglielmo Marconi resterà
come l'uomo che ha aperto un nuovo secolo, una nuova epoca. Steve Jobs, che in un convegno negli Stati Uniti, fondatore di Apple, dice Marconi per noi è il nostro, diciamo, le radici, ecco, noi siamo i rami, una frase molto bella, come anche la frase disse Martin Cooper, che fu l'inventore del cellulare di oggi come lo vediamo, quello più piccolo, dicendo ma in realtà la mia invenzione, il cellulare piccolo, discende dalla intuizione di Marconi e del cellularone di Marconi. Marconi dedica tutta la vita a rendere ogni persona più vicina attraverso il wireless, promuovendone la diffusione in ogni angolo del pianeta. A bordo della nave Elettra attraversa tutti gli oceani e conduce esperimenti in una cinquantina di paesi, sempre accolto come una celebrità. Immagina e realizza la comunicazione globale come la intendiamo oggi, senza mai ignorarne i rischi. Mio padre ha sempre detto: le mie invenzioni sono per salvare l'umanità e non per distruggerla.